Ai cittadini italiani di comprare azioni di Monte dei Paschi. Oggi stiamo invece narrando la storia di un disastro annunciato, 8 miliardi di cittadini italiani. Grazie. Che è stata predata da hedge fund esteri, la fondazione in pochissimi anni ha ridotto marginale il proprio capitale, quasi a zero, non c'è più. Puoi iniziare. Ok, ciao a tutti, siamo a Siena in piazza Salimbeni davanti, come potete vedere, a Banca Montepaschi. Perché siamo qui? Siamo qui perché in questo momento alla Camera stanno votando la fiducia su un decreto, il decreto salva risparmio, così chiamato da loro. In realtà si tratta del decreto salva Montepaschi, col quale utilizzano circa 8 miliardi di euro dei cittadini italiani per salvare Montepaschi, che è una banca in difficoltà. Il Movimento 5 Stelle non ha nulla contro l'utilizzo di risorse pubbliche per salvare le banche in difficoltà, quando a rimetterci potrebbero essere i risparmiatori. Quindi l'unico motivo per cui intenderebbe utilizzare risorse pubbliche il Movimento 5 Stelle è per tutelare i risparmiatori. Però allo stesso tempo è necessario e doveroso fare piena luce su come Montepaschi abbia perso tutti questi soldi. Quindi noi abbiamo chiesto questo attraverso emendamenti al decreto, emendamenti che sono risultati inutili perché alla Camera è stata posta la fiducia senza neanche darci la possibilità di approvare il benché me minimo emendamento utile a capire come è stato generato il buco in Montepaschi, utile a capire come noi risolveremo la situazione di Montepaschi, non come vogliono fare loro, attraverso soldi pubblici e basta. Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui a tutti gli organi di informazione. Sappiamo bene che a Siena, quando si parla di Monte dei Paschi, è difficile avere l'attenzione. Quindi ringrazio tutti quelli che oggi ci stanno facendo questo servizio pubblico dovuto di spiegare alla gente per quale motivo il Movimento 5 Stelle oggi è qui. L'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dai salotti di Porta a Porta il 21 gennaio 2016 dichiarava che il Monte dei Paschi era finalmente una banca sanata e invitava i cittadini italiani a investire in quella banca. Allora perché, mentre noi oggi siamo qui a Siena a spiegarvi queste cose, c'è il Partito Democratico in questo momento a Roma, a Montecitorio, che sta dando la fiducia per regalare altri 8 miliardi di euro a questo buco nero, a questo pozzo senza fondo? Un pozzo senza fondo che in quattro mosse ha creato un buco di 50 miliardi di euro. E stiamo parlando di mosse note a tutti, ma delle quali nessuno si vuole prendere la responsabilità. Primo punto, l'acquisto il 17 marzo 2008 della Banca Antonveneta con la firma del signor Mario Draghi, che invece di punire abbiamo mandato a fare il presidente della BCE. Si è comprato Antonveneta ad un prezzo che era il doppio di quello del suo valore. Le altre due mosse sono state quella di sottoscrivere i derivati Santorini e Alexandria, e la quarta era quella di elargire prestiti agli amici degli amici, e quello più eclatante lo conoscete tutti quanti, è il prestito a Sorgenia, l'azienda di Carlo De Benedetti. Carlo De Benedetti aveva un'azienda come Sorgenia che aveva 1,2 miliardi di euro di debiti, è venuto in questa banca e ha chiesto 600 milioni. Voi gliel'avreste dati? Evidentemente no, ma qui invece, siccome il signor De Benedetti alla testa sarà numero uno del Partito Democratico e qui dentro questa banca è stata da sempre la banca del Partito Democratico, controllata dalla Fondazione fino al 2013, ebbene questi soldi sono andati a finire nelle casse della tessera numero uno di questo signore a Sorgenia. La tessera numero uno che De Benedetti ha preso questi soldi. Quindi queste quattro mosse hanno creato un buco di 50 miliardi di euro, dei quali nessuno è responsabile. Oggi non conosciamo alcuno dei responsabili. Io vi faccio vedere l'atto con il quale il 17 marzo 2008 Mario Draghi dava l'ok all'acquisto di Banca Antonveneta. Eccolo qui.
Banca Andovinella che è stata acquistata per il doppio del suo valore, praticamente c'è la firma di Mario Draghi. Quindi nomi e cognomi noi li conosciamo perfettamente, per un motivo molto semplice, perché questo crack bancario è il più documentato della storia. La sparizione, la creazione di questo buco la conosciamo tutti. E oggi siamo qui a parlare ancora una volta di Monte dei Paschi e del suo fallimento. Perché? Perché, cari cittadini, siamo noi quelli che stiamo pagando oggi le conseguenze di questo disastro. Tutti i cittadini italiani pagheranno con le loro tasse parte di questo buco, che non sappiamo ancora chi l'ha creato. Quando nel 2015, il 16 aprile 2015, il Movimento 5 Stelle venne qui in assemblea, nell'assemblea degli azionisti di Monte Paschi, e disse che questa banca era tecnicamente fallita, il signor Profumo, in maniera rituale, ci interruppe e disse che non era così. Allora ci vengono a spiegare questi grandi manager, Mussari, Vigni, Viola, Profumo e lo stesso Morelli, che oggi vorremmo incontrare per sapere cosa ne pensa di quello che sta accadendo, ci vengono a spiegare allora per quale motivo a Montecitorio oggi si stanno regalando altri 8,8 miliardi al Monte dei Paschi di Siena. Questo scempio non lo possiamo più sostenere. Questa banca va nazionalizzata, lo Stato deve entrare completamente a controllarlo, ma soprattutto la governance. Chi controlla questa banca oggi non possono essere gli stessi che hanno causato il disastro in questi anni. Sarebbe un'assurdità. Stiamo regalando, noi vorremmo che questo decreto facesse due cose, dopo tutto quello che è accaduto. A, garantisse che tutto questo non accada mai più, e B, che si cambi finalmente il collegio sindacale e i revisori, perché quelli che i conti li hanno fatti in maniera allegra devono pagare tutto questo. Il problema è uno, che con questo decreto che oggi con il quale stanno regalando 8 miliardi a questa banca, non ci dà la garanzia che tra 6 mesi non saremo di nuovo qui a parlare dell'ennesimo fallimento, e soprattutto tutti quelli che lo hanno creato saranno ancora dentro Rocca Salimbeni. Noi vogliamo che escano finalmente da questa gestione della banca e questa banca torni a fare il suo lavoro, non quello di pulire soldi o regalarli agli amici degli amici. Grazie a tutti, passo la parola a Daniele Pesco, che è un altro collega della Commissione Finanze che si è occupato della questione Monte dei Paschi. Grazie Carlo, grazie veramente. Carlo è la persona che più ha partecipato alle assemblee degli azionisti sia di Monte Paschi che di altre banche, quindi ne sa moltissimo e quindi è veramente una garanzia su queste cose così delicate e così particolari. Ma su Monte Paschi veramente il problema non è delicato e particolare, è di più, è un macro problema della nostra Repubblica Italiana. Purtroppo perché era una banca splendida, lo è stata per secoli, e solo negli ultimi 20 anni il Partito Democratico è riuscito a demolire, a spolpare, a ridurre veramente a pochi soldi il patrimonio di questa banca. E questa veramente è la cosa più vergognosa, per la quale secondo me i cittadini di Siena dovrebbero veramente ascoltare e cercare di capire che bisogna fare qualcosa, che fino a quando i cittadini non decidono di protestare, di far venire alla luce ciò che è stato nascosto fino ad oggi, non si va da nessuna parte. Bisogna assolutamente chiedere che venga fatta trasparenza, e quindi questo è un dovere che la banca deve fare, lo deve fare nel rispetto dei cittadini e, vista la portata della banca, dell'intera nazione. Ma come ha ricordato bene Carlo poco fa, in questi minuti stanno votando alla Camera la fiducia su un decreto che regala 8 miliardi a Banca Monte Paschi. Ora, l'ho detto prima, lo ripeto ora, i soldi pubblici per salvare una banca in difficoltà sono necessari. Perché sono necessari? Per tutelare i conti correnti, cioè i depositi. Ricordiamo bene che quando noi portiamo i soldi in banca non siamo più proprietari di quei soldi, il proprietario diventa la banca, noi diventiamo solo ed esclusivamente dei creditori privilegiati. Quindi ci vuole una garanzia pubblica, e per questo è giusto che vengano utilizzati i soldi pubblici, ma è assolutamente necessario che prima di versare anche solo un centesimo in una banca si vada a guardare i conti, come sono stati spesi questi soldi e come hanno speso i soldi in Banca Monte Paschi. Abbiamo veramente molti dubbi, perché prima è stato fatto fuori il patrimonio, quasi 20 miliardi, poi sono stati fatti aumenti di capitale per più di 10 miliardi e poi vi è un monte di sofferenze, cioè di crediti non riscossi pari a 47 miliardi. Ebbene, noi
vogliamo sapere chi ha autorizzato quei 47 miliardi, quali sono le garanzie su quei crediti, che fine hanno fatto quelle garanzie, che valore hanno, perché il rischio è questo, signori, il rischio è che queste garanzie, questi crediti vengano venduti a due spicci, a dei fondi internazionali esperti nel recupero dei crediti, che andranno sì a pignorare quel poco che c'è da pignorare, ma la banca non resterà assolutamente nulla. E visto che la banca diventa una banca pubblica, perché il 70% sarà di proprietà dello Stato dopo questo decreto, ebbene, no, è nostro interesse fare in modo che i conti della banca tornino ad un livello accettabile. Quindi è nostro interesse che quelle garanzie, quei crediti vengano riscossi bene a vantaggio della banca e non a vantaggio di altri fondi. E poi sappiamo benissimo che questi fondi internazionali sono pochi operatori, quindi facilmente riusciranno a mettersi d'accordo per comprare a pochi soldi queste sofferenze. Noi dovremmo chiedere che gli interessi di questi, che del recupero di questi crediti siano assolutamente a vantaggio della banca. E poi chiediamo un taglio netto col passato, l'ha detto prima Carlo, ma va ripetuto, la governance di Monte Paschi deve cambiare. È possibile che abbiamo un amministratore delegato che lo è stato già molti anni fa e non era amministratore delegato, aveva altri ruoli, ma comunque è già stato sanzionato. Ebbene, il governo Renzi ha chiamato questa persona attraverso JP Morgan, era il, diciamo così, doveva garantire la riuscita di un aumento di capitale attraverso fondi privati, questo non è riuscito, ebbene, questo amministratore delegato è ancora in carica. Forse dovremmo chiederci se non sia il caso di capire che cosa deve fare nell'interesse della banca, visto che già non è riuscito il primo intento. Ma poi ricordiamo bene le responsabilità del Partito Democratico. Ebbene, Banca Monte Paschi nell'ultimo anno ha perso circa 24 miliardi di euro tra soldi e conti correnti che sono migrati in altre banche e obbligazioni che non sono state rinnovate. Ebbene, quindi questo intervento pubblico non era necessario oggi, era necessario un anno fa. Eppure il Partito Democratico cosa ha fatto? Ha tenuto in ostaggio la banca. Perché ha tenuto in ostaggio? Perché ci ha detto che se non fosse passato il referendum, la banca Monte Paschi non ci sarebbe stato scampo. E invece siamo qui a parlare, quindi vuol dire che le cose si possono risolvere, però si possono risolvere se vi è un netto taglio sulla governance, una governance nuova, e soprattutto se si fa piena luce sui conti della banca. Insomma, siamo veramente messi male. Il Partito Democratico ha serie responsabilità su quello che è successo. Il Partito Democratico è intervenuto in ritardo. Il Partito Democratico ha fatto in modo che il patrimonio di Monte Paschi fosse ridotto veramente al lumicino. È una cosa vergognosa e noi dobbiamo intervenire. Siamo qua tutti insieme per dimostrare questo, per gridare questo alla città di Siena, per gridare ai cittadini. Bisogna protestare affinché gli interessi della città vengano veramente rispettati, e per essere rispettati bisogna fare in modo che si faccia assolutamente piena trasparenza. E in più, scusate se approfitto di questa piazza per parlare di un'altra cosa riferita alla piazza, e sapete bene di cosa mi sono occupato in questi anni e di cosa voglio parlare. Di una morte che è successa proprio nella banca a Monte Paschi, proprio nei giorni in cui noi siamo entrati in Parlamento. Ebbene, 4 anni fa è morta una persona, ci sono state le indagini in corso, si è cercato di archiviare quella morte per suicidio, sappiamo benissimo che ci sono molti dubbi sul suicidio, sono state riaperte le indagini, sono stati fatti altri approfondimenti e noi non vogliamo immaginare che la Procura voglia archiviare di nuovo. Quindi noi siamo qua veramente per mostrare la nostra sensibilità al caso, per chiedere che venga fatto tutto quanto è possibile alla Procura per investigare in modo approfondito su tutti gli elementi che ci sono per capire se quella morte era un suicidio o no. Secondo noi non lo era, però vogliamo che sia la magistratura a dirlo. E quindi noi sappiamo benissimo che non si può, il Parlamento non può fare più di tanto, però può sensibilizzare, e noi siamo qua in 40 giusto per questo, per sensibilizzare l'opinione pubblica e la magistratura sul fatto che bisogna fare di più. Le responsabilità vanno trovate, le responsabilità vanno cercate, bisogna esaurire tutte le risorse necessarie disponibili per riuscire a trovare la verità, sia sui conti di Monte Paschi sia sulla morte di Alvito Rossi. È una cosa estremamente importante. Signori, io avrei altre cose da aggiungere, ma preferisco passare la parola a Elio Lannutti, un amico che di Loreto ci ha aiutato tantissimo nei nostri lavori e continua a farlo. Grazie. Grazie Daniele, grazie davvero. Pochissime cose. Grazie davvero al Movimento 5 Stelle. L'unica ed ultima speranza di questo paese. L'unica ed ultima, nonostante la macchina del fango che vuole conservare una partitocrazia marcia, corrotta, poche cose. Questa è una banca antica, la più antica, che ha resistito ai terremoti,
alle invasioni barbariche, ma non ha resistito a un partito che una volta difendeva la povera gente, difendeva i lavoratori e oggi difende gli interessi dei banchieri e della finanza criminale. Quel partito, lo dico con rammarico, si chiama Partito Democratico, un OGM geneticamente modificato. Loro stanno nei palazzi, loro, i ragazzi del Movimento 5 Stelle, la portavoce, stanno in mezzo al popolo, anche perché loro devono pure stare attenti, se non vanno con robuste scorte non riescono a parlare alla gente. Loro, altre pochissime cose, questa è una delibera che prima aveva passato a Carlo Sibilia, la delibera di Mario Draghi, 17 marzo 2008, una delibera che autorizzava il Monte dei Paschi di Siena ad acquistare Banca Antonveneta a un prezzo folle, 9 miliardi più gli strumenti ibridi, alla fine oltre 17 miliardi, come si evincono dai bonifici che sono stati spesi, tirati fuori per pagare la Banca Antonveneta, una banca con il buco intorno già c'era. E poi lo ha già ricordato Daniele, chiudo perché dobbiamo ricordare un lutto, Davide Rossi. Noi siamo molto vicini ad Antonella Tognazzi, alla figlia e a tutti quelli che si battono per la legalità, contro le mafie o massonerie, anche quelli grembiulini di Siena. E bisogna che la verità venga a galla, deve venire a galla la verità, perché i misteri di questa Repubblica, i misteri di questo vicoletto qua dietro, noi ci siamo andati prima con Airola e con altri a vedere quel vicoletto dove c'è stato un omicidio di Stato, non un suicidio, un omicidio, e la magistratura deve fare tutto il possibile per accertare i fatti. Chiudo dicendo che dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fare intimidire dalla macchina del fango. Qui ogni giorno ci sono gli arresti, ogni giorno la corruzione, l'illegalità, e inventano i mazzieri di regime tramite i manganelli mediatici. Ossessivamente vanno non a dire la verità, ma ad inventare teoremi per difendere un sistema marcio. Tutti i cittadini lo sappiano e si devono regolare. Guardate, lo dico per l'ultima volta, un comico, Beppe Grillo, che tante volte è venuto all'assemblea qui insieme a Carlo Sibilia, all'assemblea del Monte dei Paschi come alle altre assemblee. Beppe Grillo, un comico che è diventato uno statista e che questo paese gli restituirà onestà, trasparenza, legalità. Grazie a tutti. Ciao a tutti, io sono Laura Bospici e ringrazio il Movimento 5 Stelle, nonostante io sono un portavoce del Movimento 5 Stelle, ma lo ringrazio come toscana, perché come toscana ho vissuto non solo il Monte dei Paschi, ma tutto il traffico illegale che c'è nelle banche toscane. Banca Etruria, Cassa di Risparmio di San Miniato, noi abbiamo una marea di banche toscane che sono manipolate dalla politica toscana, e la Toscana è il PD, la Toscana è Enrico Rossi, colui che oggi si candida per sfidare Matteo Renzi, è colui che nonostante in questa banca ci fossero dei buchi neri, continuava ad alimentarli con Fidi Toscana, con la sua partecipazione della regione toscana, non ha mai verificato. E quindi anche Enrico Rossi è colpevole, non dimentichiamoci, non,
non dobbiamo avere la memoria corta. L'altro giorno stavamo imparando la pubblica amministrazione e ci hanno insegnato che per riuscire a risolvere i problemi futuri dobbiamo conoscere il passato. Senza la conoscenza del passato siamo destinati a rifare e ripetere gli stessi errori, e noi non ci siamo più. La Toscana non ci sta più, il popolo italiano non ci sta più, perché noi in questa banca abbiamo visto crescere il popolo, quel popolo che da operaio man mano si è elevato in imprenditori, ha fatto un tessuto sociale che ha continuato ad alimentare l'Italia intera, e oggi il Partito Democratico ce l'ha distrutto. E noi non ci siamo più. Nel 2013 Carlo Martelli ha presentato il disegno di legge per la commissione d'inchiesta parlamentare per indagare Giannarelli. Giacomo Giannarelli, appena entrato nel Consiglio regionale toscano, ha fatto istituire la commissione d'inchiesta regionale. Solo oggi Matteo Renzi parla che abbiamo bisogno di una commissione d'inchiesta, e meno male, sono passati solo 4 anni, 4 anni di nostri soldi, di nostre fatiche. E allora riprendiamoci veramente il potere che noi abbiamo, cominciamo a parlare, cominciamo a scartabellare tutto ciò che è successo, perché finché noi stiamo zitti loro vinceranno. E il popolo italiano non se lo può più permettere. Noi vogliamo la commissione d'inchiesta, forse martedì o mercoledì andremo in aula con un testo unificato. Io non credo di giungere alla conclusione di un anno di indagine della commissione d'inchiesta, ma abbiamo fatto inserire almeno la relazione semestrale, per vedere, per raccogliere quei documenti che nel futuro, con cui forse nel futuro riusciremo a mandare finalmente in galera i colpevoli truffatori che hanno guadagnato sulle nostre spalle e sul nostro sudore. Il Movimento 5 Stelle è qua per dichiarare apertamente che non è più d'accordo con questo Stato, con questo Partito Democratico che continua a rubare soldi agli italiani. Grazie. Ciao a tutti. Allora, 4 anni di legislatura passati a salvare i bancarottieri, 17 provvedimenti a favore delle banche, per fare cosa? Per non fare niente, perché la situazione è sempre la stessa. Banche continuamente in crisi. Il primo provvedimento su tutti, ve lo ricorderete, IMU Banca Italia, ve lo ricorderete quando ci siamo opposti in tutti i modi alla ghigliottina della Boldrini e al regalo di 7 miliardi e mezzo alle banche private. Ma poi ne sono arrivati molti altri, sono arrivati una serie di provvedimenti che dovrebbero facilitare le banche a riscuotere, a recuperare quella garanzia che è stata posta sui crediti, cioè come se la colpa di questa crisi bancaria sia colpa delle banche, delle piccole famiglie, delle piccole imprese che hanno chiesto il mutuo, quando in realtà i numeri dicono tutt'altro, dicono che questa crisi, queste banche sono in crisi perché il 70% dei prestiti sopra 1 milione di euro è entrato in sofferenza. Chi fa prestiti per oltre 1 milione di euro? Non certo voi, non certo le famiglie, non certo il piccolo artigiano, non certo il piccolo negoziante. E quindi qual è l'obiettivo del governo? Il governo vuole andare a recuperare le garanzie poste a tutela dei crediti chiesti alle famiglie. Follia, ma ancora andiamo avanti. È arrivato poi il provvedimento che andava a trasformare le banche popolari in SPA, un'altra legge scellerata perché è stata impugnata dal Consiglio di Stato, e ora si aspetta una sentenza della Corte Costituzionale, quindi fallita anche questa legge, anche questa riforma. Poi sono arrivate le BCC, ce ne sono troppe a detta del governo, troppo tante, troppo piccole, troppo fragili per sostenere alla botta della crisi economica. Allora cosa facciamo? Le trasformiamo tutte in SPA, le accorpiamo dentro una bella holding e le diamo in mano a pochi, perché pochi centri di potere sono più facilmente controllabili dai partiti e dalla politica. Ma poi andiamo avanti, è arrivato il provvedimento che doveva
salvare le quattro banche, ma in realtà le ha fatte fallire, perché quelle quattro banche, andando a vedere dentro i bilanci, 3 su 4 erano salvabili, potevano essere recuperate, ma non a novembre del 2015, potevano essere recuperate mesi prima, perché già il fondo di tutela dei depositi, che ha è nato con un'altra finalità, ma nel suo statuto c'è anche scritto che può intervenire in caso di crisi bancaria, scriveva giorno e notte alla Banca d'Italia che quelle quattro banche le poteva salvare. No, non si è voluto, il governo le ha lasciate fallire, ma c'è di più: quelle quattro banche, tutte e quattro, erano commissariate dai commissari della Banca d'Italia, quindi dallo Stato. Lo Stato le ha fatte fallire, e quindi è una balla che lo Stato è intervenuto per tutelare i crediti e i dipendenti di quelle quattro banche. Balla, è intervenuto perché voleva provare l'emozione di poter applicare il cosiddetto bail-in che non si poteva applicare allora, e lo dicevamo, glielo abbiamo detto al ministro, glielo abbiamo detto a chiunque, e loro sono andati avanti fino alla fine a dire no, il bail-in è legittimo, lo dice l'Europa, finché l'Europa non è arrivata e ha detto guardate che il bail-in, signori, entra in vigore al primo gennaio del 2016, siamo ancora nel 2015, quindi non potete utilizzarlo, capite che ha fatto una figura di merda, mi date la parola, ma capite che ha fatto la figuraccia, sono venute a dirci non è più bail-in, si chiama burden sharing, un'altra parola in inglese per dire esattamente la stessa cosa, gli effetti non cambiano, i risparmiatori vengono comunque lasciati sulla strada, e così si passa a un cosiddetto salvataggio delle banche. Ma andiamo avanti, siamo arrivati a MPS, ve lo ricordate, il Fondo Atlante, iniziativa totalmente privata, è vero, non c'è di mezzo il governo, però il ministro Padoan e il governo Renzi hanno sponsorizzato a più non posso questo strumento. Nasceva un anno fa, anzi poco più di un anno fa, 2 settimane fa è arrivato il presidente di Atlante e ha detto signori, io con Atlante non potrò fare nulla, era nato perché doveva raccogliere tutto il monte di sofferenza di tutto il sistema bancario italiano, doveva essere l'esempio che doveva andare in Europa, doveva essere copiato ovunque, questa storia del copiare in tutta Europa vi ricorda qualcosa, ed è fallito miserabilmente in meno di 9 mesi, altro fallimento in questo governo. Ma andiamo avanti, a luglio del 2016 chi doveva salvare MPS? Sempre JP Morgan, l'amichetto di Renzi, era venuto a Roma per raccogliere un pool di banche coraggiose, le solite banche coraggiose, vi ricorda qualcosa, che doveva mettersi insieme e doveva salvare MPS. Non si è saputo più nulla da luglio al 4 di dicembre. Il 4 di dicembre cosa è successo? Hanno preso una batosta referendaria immonda, e da quel momento in poi tutto è tremato. E allora subito a correre ai ripari, subito a trovare 20 miliardi di debito pubblico per salvare il sistema bancario. E ora siamo qua ancora una volta a cercare di recuperare, di tenere in piedi questa banca. Noi, il nostro obiettivo, l'hanno già detto i miei colleghi, non è quello di salvare chi è stato qua dentro, chi ha governato questa banca. Noi vogliamo salvare la banca, l'istituzione banca, perché era un patrimonio e crediamo che sia ancora un patrimonio della città e del paese intero. Noi vogliamo mandare in galera chi ha ridotto questo patrimonio a un cumulo di macerie. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Io sono orgoglioso stasera di essere qui insieme a tanti portavoce del Movimento 5 Stelle. Sono Pinassi Michele, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle qui a Siena, in questa bellissima città, una città unica al mondo. E stasera provo un grandissimo orgoglio perché il Movimento 5 Stelle sta dimostrando di essere coerente, di aver intrapreso sin da prima del 2013 una battaglia che sta portando avanti coraggiosamente, avendo tutti contro da moltissimi anni. E devo quindi ringraziare, sento il dovere di ringraziare tutti i portavoce che dal Parlamento e dal Senato oggi sono venuti qua, e li devo ringraziare soprattutto per tutto il lavoro che stanno facendo e che hanno fatto in questi anni per cercare di arrivare alla verità su quanto è accaduto alla nostra banca, alla nostra città e a David Rossi, che non dobbiamo mai dimenticare. Lui è la persona che ha sacrificato di più per questa città. E merita non solo tutto il nostro grandissimo rispetto, ma merita la verità. Merita la verità. Ed è per questo che noi
perché chiediamo verità e giustizia e vogliamo salvare questa nostra gloriosa e storica istituzione che è la Banca MPS, e vogliamo salvarla riportandola ad essere patrimonio della città e non di banchieri senza scrupoli che con i giochi di finanza internazionali hanno svuotato le casse che i senesi in 500 anni avevano fatto ricche con il loro lavoro e le loro capacità imprenditoriali e bancarie. Noi qui ci troviamo, il nostro è un atto di autodifesa, di tutela della nostra città, di amore per la nostra città. Un amore che portiamo avanti con coraggio dal 2013, denunciando le cose che oggi sono sulla bocca di tutti. Ma noi lo dicevamo da tempo, lo dicevamo quando era possibile salvare questa città e questa banca. E non è stato fatto, non è stato fatto colpevolmente. E questo non lo dimenticheremo. Sono Giacomo Giannarelli, un portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, e sono presidente della commissione d'inchiesta sullo scandalo Banca Monte dei Paschi di Siena. E vorrei dire da subito, Enrico Rossi e Matteo Renzi, siete due grandissimi falsi. La Banca Monte dei Paschi di Siena è la banca più antica del mondo, è l'azienda più grossa della Toscana, più di 23.000 lavoratori, nonostante 10.000 esuberi. Non possiamo definirla propriamente una banchetta. Ormai oggi nel mondo delle notizie false, false notizie, premier falsi, falsi premier, non fa più grande differenza, vale tutto. Beh, c'è una grande differenza però da quando siamo entrati noi in regione. Per la prima volta nella storia è stata attivata una commissione d'inchiesta regionale su questo grandissimo scandalo che ha bruciato 50 miliardi di soldi, di ricchezza della comunità toscana e non del PD. Guardate, perché prima d'ora non si era mai fatta una cosa del genere? Perché loro non hanno mai avuto le mani libere. Lega Nord, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia sono stati tutti mischiati nel sistema delle nomine all'interno della fondazione, che venivano spartite come una grande torta, ti do due a te, due a me, e mettevano i loro soggetti dentro la fondazione che poi determinava l'indirizzo della banca. Questa è la verità. È arrivata una forza politica con le mani libere, con la volontà di affrontare i problemi veri, veri e seri della nostra regione. L'avevamo detto in campagna elettorale proprio in questa piazza e l'abbiamo fatto dal primo giorno che siamo entrati. Però oggi diciamo anche un'altra cosa, non basta la commissione d'inchiesta regionale. Abbiamo convocato Rossi, vieni Enrico Rossi a raccontarci quello che sai, non si è nemmeno presentato. Abbiamo invitato Mario Draghi, non ha risposto, nonostante abbiamo avuto le risposte di Banca Italia e di altri illustri personaggi. Perché abbiamo bisogno di una commissione d'inchiesta parlamentare? Perché ha il potere di convocare le persone devono raccontare la verità in quel luogo. Ed è per questo motivo che non la vogliono attivare, perché altrimenti sapremo di chi sono i nomi dei grandi debitori. Allora oggi per un'altra volta diciamo fuori i nomi! Abbiamo accertato che l'80% dei crediti deteriorati è composto da cifre superiori al milione di euro. Quindi non sono i piccoli risparmiatori o chi aveva un piccolo mutuo che non ha potuto restituire queste cifre, ma per la maggior parte sono grandi aziende pubbliche, grandi aziende partecipate pubblico-private e soprattutto grandi imprenditori. Qualche nome l'abbiamo scritto anche nella commissione d'inchiesta, Marcegaglia, ce lo scordiamo sempre. Ma il tesserato numero uno del PD, con la storia Sorgenia, addirittura la banca era in difficoltà, cosa ha fatto? Non è che si è mossa per dire ti tolgo le proprietà che hai, ti pignoro la casa, provate voi a non pagare più di due rate del mutuo o come azienda a non rientrare in un fido o un finanziamento, subito vi vengono a levare un macchinario così vi impediscono anche di lavorare o vi pignorano la casa, invece loro sono lì, anzi addirittura la banca è entrata in società con la Sorgenia, cose mai viste, incredibile. Allora oggi per l'ennesima volta diciamo, noi sul tavolo vogliamo mettervi i soldi pubblici, perché la banca, l'abbiamo scritto anche nella relazione, è fondamentale nazionalizzarla, ma nazionalizzata per aprire i cassetti, per tirare fuori i nomi, altrimenti tutto questo è un'ennesima presa per i fondelli dei cittadini e soprattutto dei risparmiatori. E richiudo con questa frase, spesso si dice la banca è stata usata come un bancomat da parte dei partiti. Noi come Movimento 5 Stelle diciamo i risparmiatori sono stati usati come un bancomat per gli affari del Partito Democratico, per cui questa è la verità.
Noi in commissione al Senato stiamo lottando, abbiamo lottato per avere trasparenza, per avere l'azzeramento di questi vertici che non ci è stato concesso. I nomi ormai li conosciamo, non c'è bisogno neanche di elencarli, perché sono quelli che avete sentito. Ci sono i Marcegaglia, gli Zunino, per aggiungerne qualcuno di nuovo, i Ligresti che nella mia città a Torino hanno truffato centinaia di migliaia di risparmiatori fornendo l'Unipol, Fonsai, Bancomat di centro-sinistra e centro-destra, perché come sentivate questi signori hanno gli affari in comune ed è per questo che non devono avere la presidenza della commissione di indagine sul dissesto bancario che, come dicevamo poco fa, è necessario per portare ai cittadini la verità su quello che è successo. E concludo con questo: sono una cricca, li conoscete, i nomi sono poche decine, alcune centinaia. Da 20 anni hanno truffato 2 milioni di italiani e hanno rubato 108 miliardi di risparmi di cittadini. E quindi la presidenza di questa commissione dovrà essere del Movimento 5 Stelle, l'unico che non ha le mani in pasta, e non come vorrebbe Zanda, che è andato a trattare con i verdignani di Ala per dargli la presidenza. Immaginate un signore che è appena stato condannato per bancarotta fraudolenta, truffa allo Stato, si prenderebbe ancora la commissione. Questa gente deve andare a casa. Siamo l'unica forza in grado di riportare la verità, la giustizia e l'onestà in questo paese. Grazie. Alcune volte sembrano dei temi complicati, allora cercherò di semplificarli ancora di più perché arrivino a ognuno di voi. Queste persone hanno rubato e hanno distrutto un gioiellino che è Vate in questa città per 3 volte. La prima volta l'hanno fatto quando si sono impossessati della banca per farsi prestiti, per fare i prestiti ai politici del Partito Democratico a livello regionale e nazionale. La seconda volta hanno rubato quando quei prestiti non li hanno restituiti, pur avendo le possibilità, visto che i soldi a loro non mancavano. Abbiamo parlato di signori che hanno industrie e non hanno voluto restituire quei prestiti. E la terza volta lo stanno facendo adesso, utilizzando soldi di tutti a debito che vengono messi all'interno di questa banca senza sanarla veramente. Quindi per 3 volte hanno distrutto la vostra banca, la vostra città e i soldi di tutti i cittadini italiani. Ed è per questo che sono dei ladri, ed è per questo che davanti a questioni del genere non possiamo fermarci. Perché poi chiediamoci anche: da dove li prendono questi soldi? Vanno avanti a dirci sistematicamente che i soldi per cose reali, ancora di più concrete, non ci sono mai. Ma quando devono sanare i danni che loro stessi hanno fatto, in 24 ore trovano 20 miliardi a debito di tutti i cittadini e li mettono per nascondere i danni che hanno fatto. Allora va bene, troviamo questi soldi, mettiamoli per ripianare i debiti di questa banca, ma cacciamo il Partito Democratico da questa banca, cacciamo il Partito Democratico da questa città, cacciamo il Partito Democratico da questa regione e da questa nazione, perché sennò continueranno a utilizzare soldi nostri per nascondere i loro danni, ma la situazione del benessere nostro collettivo rimarrà sempre la stessa. Non facciamoci fregare da questa gente che vuole solo fregarci, prendere i soldi delle tasse di ognuno di noi e utilizzarli per coprire i loro danni. Grazie. Sì, sapete perché siamo qua oggi? Innanzitutto per questo numero qua, 20 miliardi. Quando voi guardate il giornale, la televisione e vi divertite con il gossip, ricordatevi che quel gossip nasconde 20 miliardi. Sono 333 euro per ogni italiano neonato compreso per questa operazione. Quindi tutte le volte che noi ridiamo sul gossip pensiamo che non c'è proprio niente da ridere, perché tutto quello che è successo è colpa nostra. È colpa nostra quando abbiamo detto che era buono privatizzare le banche perché lo Stato non le faceva funzionare bene. È colpa nostra quando abbiamo detto che il sistema bancario non andava nazionalizzato. Abbiamo chiuso il cerchio e lo Stato,
che aveva una banca ricca e senza debiti, userà i nostri soldi, i vostri soldi, per comprare nuovamente una banca che adesso è piena di debiti. Tutte le volte che succedono queste operazioni, noi dobbiamo ricordarci chi è il colpevole. Il colpevole sono i partiti che abbiamo messo lì a fare questi danni. Gli stessi partiti che adesso, che hanno creato il problema, dicono la soluzione è: cittadino, tira fuori un'altra volta questi soldi per far sì che tutte le porcherie restino sotto il tappeto. Perché sapete che c'è? Le persone che hanno preso i soldi non si saprà chi sono. Noi non sapremo come mai sono stati accumulati perdite per decine di miliardi. Non sapremo perché la banca Anton Veneta, che valeva 3 miliardi, è stata pagata 10 e abbiamo restituito altri 5 miliardi ad ABN AMRO. Gli affari così è bello farli. Non sapremo perché e che cosa è successo dei derivati Alexandria, Santorini, Antracite, Nota Italia, bei nomi che non compaiono neanche nel bilancio. Semplicemente da qualche parte c'è scritto perdite sulla gestione finanziaria. Noi abbiamo il diritto di sapere come hanno fatto a bruciare tutti quei soldi. Perché se addirittura avessero bruciato questi soldi per il riscaldamento di questo palazzo, gli sarebbero durati di più. Le persone che hanno fatto questo danno rimarranno dove sono. Non c'è una clausola di onorabilità. Negli Stati Uniti sono andati a farsi ridare i bonus. Secondo voi qua si faranno ridare i bonus? No. Lo Stato entrerà come azionista guardone. Cioè entrerà, metterà i soldi e starà lì a vedere quelli che hanno fatto il danno continuare a farlo. Adesso sono 20. Tra un po' potrebbero essere di più. Perché il Monte ha 45 miliardi di sofferenze, cioè di soldi che non si sa se torneranno indietro. Quindi vogliamo fermare questa cosa? Vogliamo fermare l'assalto alle nostre tasche? Io dico che è il momento di fermarle adesso, perché se non ci fermiamo questi non solo metteranno la mano in tasca, ma metteranno tutto il braccio, prenderanno tutto quello che c'è, anche le mutande, non solo il portafoglio. Quindi è il momento di dire basta a questa gente adesso, prima che dopo sia troppo tardi. Io non sono un tecnico e quindi ho cercato di semplificare quello che è successo in poche parole. Si prende una banca che è la più vecchia del mondo, 1472, un partito che in queste terre purtroppo comanda da anni, la ingloba sostanzialmente, la fa sua, si presta tramite la banca dei soldi per gestirli a proprio uso e consumo, e quando la banca fallisce fa pagare a noi la perdita della banca. Questo in maniera molto semplice. Dopodiché il presidente dello stesso partito, ovvero Matteo Renzi, piazza il suo uomo tramite Padoan della JP Morgan, che ci porta nel 2016 a una perdita di 3,4 miliardi che paghiamo ancora una volta noi. E lo stesso presidente, ovvero Matteo Renzi, va alla direzione del PD e definisce il crack di questa banca, di Banca Etruria e delle altre, una questione di banchette, niente a che vedere con quello che c'è in Puglia e in Veneto. Allora Matteo Renzi ci dà due informazioni fondamentali. La prima, che per il PD i risparmi di centinaia di migliaia di italiani sono un problema di banchette. E la seconda, che ogni corrente del Partito Democratico è una corrente che rappresenta una precisa banca. Questo è il meccanismo nel quale ci hanno inserito politicamente parlando. No, noi, andando molto all'osso della questione, abbiamo sempre avuto due proposte fondamentali. Una, dividere di nuovo, e una volta e per tutte, le banche d'affari dalle banche commerciali, perché è impensabile che chi dovrebbe tenere e garantire i nostri risparmi li possa investire in derivati per giocare in borsa e per fare speculazione finanziaria. E soprattutto, quando facendo questo perdono i nostri risparmi, dovrebbero loro pagare in primis e la politica che li ha coperti. Seconda cosa, ancora più importante, dividere le banche dalla politica, perché nel momento in cui un presidente del Consiglio può permettersi di ritenere una banca e i nostri investimenti qualcosa di piccolo, una banchetta, vuol dire che la politica ha usato a suo uso e consumo i nostri soldi impunemente, e questo non possiamo più lasciarglielo fare. E allora noi oggi siamo qui per testimoniare questo, per testimoniare che vanno fatte delle riforme, sì, nel abbiamo parlato di nazionalizzazione, io non sono un tecnico, ripeto,
ma è chiaro che l'obiettivo non è quello di smantellare una banca, l'obiettivo è un gesto d'amore, come dicevamo prima, verso questa banca e verso una città che attorno a questa banca ha vissuto per centinaia di anni. Il gesto d'amore è nazionalizzarla per poter entrare, prendere tutti quelli che hanno speculato con i nostri soldi, mandarli se va bene a casa, se va male in galera, e far ritornare i cittadini nella governance di questa banca come delle altre in Italia. Questo è quello che vogliamo, non c'è nessuna catastrofe da portare su questa banca, c'è soltanto l'obiettivo sano di salvarla e di riportarla nelle mani vostre, di voi senesi e di voi italiani, cittadini italiani che i soldi vostri avete messo in questa banca. Tutto qui, questo è il messaggio e vi ringrazio se avete la voglia e il coraggio come noi di denunciare tra i vostri amici che non sono qui e tra i vostri amici che hanno a che fare con questa banca quello che è realmente successo, perché l'omertà uccide due volte. Grazie Mario, grazie a tutti. Chiudiamo una cosa molto semplice, giusto per chiarire: questo non è uno show, non è uno spettacolo. Lo spettacolo indegno sta andando in onda in queste ore a Montecitorio, dove il Partito Democratico, con la sua fiducia al governo Gentiloni, sta regalando altri 8 miliardi su questo buco nero che ne conta già 70. Questo è il numero del fallimento della politica. Ci hanno fatto credere, e qui sono stati molto bravi, che il PD fosse un partito politico, che avesse le mani in una banca. Invece no, il PD è una banca che ha le mani su un partito politico. E questo è il problema, siamo governati da una banca, solo favori alle banche. Allora noi oggi, oltre alle proposte che abbiamo già fatto all'interno del decreto che sta andando ora in votazione alla Camera, e una su tutte è quella di chiedere l'amministrazione straordinaria a questa banca e dichiarare il rischio di insolvenza, perché solo così, solo in questo modo la magistratura avrà il tempo giusto per non rendere tutti i reati che sono stati commessi in questi anni carta straccia con la prescrizione, perché se è vero che sono stati commessi reati come la manipolazione del mercato quando sono stati consegnati i pro forma nel 2015 sul bilancio di Monte dei Paschi, allora è necessario dichiarare lo stato di insolvenza dell'amministrazione straordinaria per non cancellare i reati dei banchieri. Ci deve essere un responsabile per 70 miliardi di euro di buco, e questo l'abbiamo dichiarato. Abbiamo dichiarato che la gestione delle sofferenze, cosiddetti NPL, deve essere una gestione concordata tra banche e cittadini. Non li possiamo regalare a Fortress, a PIMCO, ai grandi gestori di sofferenze, regalandoli una cosa che vale 100 gliela stiamo vendendo a 15, e questo non è possibile farlo. Noi dobbiamo riprendere il controllo della banca. Allora, per chiudere, vorremmo fare una serie di domande all'attuale amministratore delegato di questa banca di Monte dei Paschi di Siena. Se è qui non avremo problemi a confrontarci, se vuole scendere qui Morelli a parlare con noi, a risponderci delle domande che gli stiamo per fare, noi saremo qui ad attenderlo a braccia aperte. Un signore che quando era vice direttore generale di Monte dei Paschi di Siena è stato condannato in solido quando andava in onda lo scenario che vi abbiamo raccontato, quando Monte dei Paschi ha comprato Banca Antonveneta per il doppio del suo valore. Vorremmo chiedere a Morelli se, dopo tutti i soldi che ci hanno messo già i cittadini italiani, è in grado di dire che il portafoglio crediti, dopo le svalutazioni annunciate, non avrà bisogno di ulteriori svalutazioni. Come può dimostrarlo? Se vuole davvero promuovere una discontinuità, perché non ha proposto di cambiare i revisori e il collegio sindacale. Che iniziative vuole intraprendere presso i precedenti amministratori Viola e Profumo? Viola il 15 settembre sosteneva di aver lasciato una banca risanata, modello per il sistema. 4. Quanti dirigenti della prima linea a suo diretto riporto ha cambiato onde assicurare discontinuità manageriale? A noi risulta che hanno nominato l'ex capo del controllo interno a capo del credito. Avete visto che controllo interno che hanno fatto? Quali sono i vincoli gestionali a seguito degli aiuti che riceveranno con questo decreto, cioè 8 miliardi di euro? Come intende gestire le sofferenze
e perché la banca non si è costituita nel procedimento che il 15 marzo 2017 vedrà Viola e Profumo davanti al GIP che dovrà decidere se rinviarli a giudizio per falso in bilancio e manipolazione informativa. Allora noi vogliamo dire a tutti, caro Morelli, rispondi a queste domande, e vogliamo anche dire a Renzi, non è un problema di banchette, è un problema di marchette, e questo è il problema. Grazie a tutti, grazie di essere stati qui, e ci vediamo, ci parliamo adesso tra di noi. Grazie.